Di sicuro il Veneto è una delle regioni predominanti nel panorama delle Serie A nazionali. Per quanto riguarda le squadre maschili, a Bassano è stato organizzato, prima dell'inizio dei campionati, un quadrangolare con la partecipazione di Fioresa SPA Bassano, Sisley Treviso, Anton Veneta Padova e Marmilanza Verona. Un bel torneo, messo in piedi dalla Fioresa Bassano. Sicuramente il livello del torneo è un livello altissimo e siamo orgogliosi di averlo organizzato noi per la prima volta e essere riusciti, dopo tanti anni di tentativi, mettere assieme le quattro squadre venete di Serie A in questa, diciamo, vernissage del campionato. Quindi è stata decisamente un'occasione positiva anche a livello di rapporti tra società che sono ottimi, quindi siamo riusciti a metterci assieme e a giocare un torneo di livello tecnico ottimo e a dare uno spettacolo degno anche agli spettatori. Per quanto riguarda la squadra di Bassano, abbiamo incontrato Carmelo Gitto, premiato nella scorsa stagione come miglior Under 23 della Serie A2. Beh, devo dire che è una bella emozione ricevere un premio di questi in un campionato nazionale, a confrontarsi con tanti altri giovani ed essere scelto appunto come il migliore. Però un ringraziamento va anche alla squadra, perché senza di loro non avrei potuto, diciamo, arrivare a conquistarlo. E adesso è una grossa responsabilità cercare di mantenere il peso del premio e cercare di riconfermarmi almeno per quest'anno. Passando alla Serie A1, la squadra veneta più avanti in classifica è la Sisley Treviso. È vincere, il nostro principale obiettivo è vincere, le squadre forti, abbiamo cominciato bene i nostri allenamenti, i giocatori sono molto concentrati in questo obiettivo principalmente, che è lo scudetto, però sappiamo anche che è un campionato duro, un campionato lungo, dove sicuramente ci sono più di 5-6 squadre che hanno veramente la possibilità di vincere questo campionato, e la Sisley è una di queste squadre forti, per cui stiamo lavorando molto molto sodo tutti i giorni, e la sfida principale è questa, è arrivare molto bene nel girone di andata e ritorno per fare dopo chissà un playoff un po' più tranquillo. A sorpresa anche Verona ha iniziato alla grande il campionato, sospinta dal pubblico più numeroso fra le uno maschili venete. Sicuramente c'è una soddisfazione enorme, tanto io sono venuto da un paese che era abbastanza caldo il tifo, ma siccome ho visto la finale di A2, i playoff, penso che abbiamo un tifo strepitoso che ci darà una mano grossa per vincere più partite possibili in casa, perché le partite in casa sono molto importanti. Chi invece ha iniziato male il campionato è l'Anton Veneta Padova, con 2 set conquistati in 5 partite. Capitan De Togni è però fiducioso. Come abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo cominciato benissimo, poi dopo, a causa degli infortuni, l'anno è finito come sappiamo. Quest'anno speriamo di avere una crescita costante, visto che il gruppo è ancora più giovane, fisicamente siamo molto forti, insomma si vedrà alla fine. Presente a Bassano anche Adriano Bilato, presidente della Federvolley Veneta, che anche quest'anno patrocina Zona Volley assieme a tutti i comitati provinciali del Veneto. In bocca al lupo, e un ringraziamento va a Zona Volley, perché abbiamo già visto l'anno scorso la riuscita di questa iniziativa voluta dal comitato regionale e da tutto il Veneto, e mi auguro che quest'anno vada anche maggiormente in porto, in quanto abbiamo anche aumentato le possibilità di comunicazione con la radio e con internet. Quindi credo che ci sono i presupposti per fare un'altra stagione a livello comunicativo alla grande.